Passo una parola invece a Valentina Marchesini, perché vorremmo vedere, capire un po' il punto di vista di un'imprenditrice su questo tema e soprattutto capire, perché questa è una domanda che mi è stata fatta anche in altre sedi su questo argomento, sembra difficile che in tutte le aziende si possa fare smart working e, come dicevo prima io, non c'è una ricetta che valga per tutti, ogni azienda lo interpreta e lo costruisce a modo proprio. Se ci racconti anche un po' il procedimento per capire un po' come avete pensato invece di Marchesini Group di fare smart working o di rendere più smart la vostra azienda. Allora, intanto inizio da un concetto che questa sera ho sentito poco, che è manifattura. Dobbiamo decidere se l'Italia è manifatturiera o no, perché se vogliamo che l'Italia resti manifatturiera, poi io sono una persona giusta, cioè faccio la mia azienda fa manifattura e deve continuarla a fare. Non, quando parlo di manifattura, parlo del tipo di manifattura che facciamo noi, che non è spingere dei pulsanti, ma è pensare, costruire, realizzare degli oggetti uno a uno. Facciamo un mestiere, in Italia lo fanno in tanti, noi costruiamo impianti, dalla Marchesini non esce mai un impianto uguale a un altro, ma posso pensare a chi fa scarpe, a chi fa tantissime cose. Allora, se vogliamo che l'Italia continui a essere manifatturiera, bisogna che andiamo su una certa strada. Se invece ci vogliamo dedicare, personalmente credo sia un errore, ci perdiamo un pezzo importante, ai servizi, a fare il rischio è che poi un po' facciamo, non mi ricordo chi lo diceva, facciamo tante app, siti web, ma non capiamo più per chi, perché se muoiono le nostre imprese manifatturiere, ed è quello che ci sta facendo vincere, perché quando io mi sento dire ah che bravi che siete voi, noi non siamo più bravi degli altri, noi abbiamo tenuto duro a fare un mestiere che gli altri non sanno fare. In Cina il mestiere che facciamo noi non lo sanno fare, per i prossimi almeno 30, io spero di non esserci più 30 anni, non ci sia qualcun altro dopo di me, non lo sanno fare, e quindi dobbiamo continuare a farlo. Questo per dire che smart working in un'azienda come la mia deve tenere dei concetti diversi, un po' diversi da questo. Poi vi dico come noi lo stiamo implementando. Costruiamo oggetti difficili. Io non posso pensare che un mio progettista pensi la macchina da casa sua, perché se lui non va in fabbrica e non parla col meccanico, non ci riesce a progettare la macchina lì. Il meccanico non me ne parlo neanche, è evidente che il meccanico deve stare lì. Penso agli elettronici, che sono tra l'altro inquadrati come impiegati, perché uno può anche dire, bene, fai un progetto di smart working così inteso sugli impiegati, mentre gli operai fai delle altre cose. Bene, prescindere dal fatto che io non concordo totalmente, ma moltissimi del personale che ha Marchesini, ma parlo di Marchesini, ma parlo di GD, parlo di IMA, parlo di chi fa il nostro mestiere, è inquadrato come impiegato, deve star lì, perché chi scrive il manuale deve star lì, perché deve andare in fabbrica a vedere la macchina. Chi, che ne so, scrive gli schemi elettrici deve andare in fabbrica. Chi fa l'elettronico deve programmare attaccato alla macchina. Quindi lo smart working inteso così, e poi aggiungo anche che facendo noi un mestiere complesso, e qui mi stupirà che sono d'accordo con Lunghi, ma il nostro è davvero ancora, però è vero, non ditelo in giro, soprattutto ditelo a mio padre, perché sennò è tutto filmato, speriamo che non lo veda mai mio padre. È vero che il nostro è un mestiere che si fa ancora in team, cioè io, quello che mi terrorizza è che le persone, già ci combatto oggi, che siamo tutti lì, che le persone non si parlino, che è una delle grandi problematiche di tutte le imprese, no? Che le persone imparino a parlarsi. Io che, a differenza di Alessandro, sono molto innamorata della tecnologia, proprio oggi i ragazzi del mio ufficio, facciamo comunicazione, oltre a fare le risorse umane mi occupo anche di comunicazione e marketing, mi hanno chiesto di aprire
di farci un piccolo social network tra di noi, no? E ho detto, no ragazzi, siete qui, parlatevi, cioè vi alzate da dove siete, perché mi spaventa, perché ho paura che ci atrofizziamo il cervello, detto da una che adora e usa moltissimo gli strumenti, la tecnologia e quant'altro. Bene, detto tutto questo, provo a dirvi cos'è per me, cos'è per la Marchesini lo smart working. È innanzitutto il pensare che il lavoratore va a casa quando ha finito le sue ore, o ha finito, meglio, quello che deve fare, e va a casa e fa i fatti suoi, perché è già andato in palestra, perché ha già la spesa a casa, perché ha già la cena. E quindi il compito dell'azienda, e quello in cui mi sto impegnando io in questi anni, è quello. E poi magari questo sconfina nel welfare, può essere, però welfare è anche tanto altro. E io vorrei che i miei lavoratori, ma anche io stessa, vado a casa alla sera, quando chiudo, ho chiuso. Poi io, i manager, abbiamo l'oggetto dello smartphone, che purtroppo non c'è Natale, non c'è Pasqua, e va bene. Però almeno non ho il pensiero che devo andare a fare la spesa, che devo andare in palestra, perché ho già fatto tutto in azienda, perché c'è qualcuno che la mia spesa me la porta in azienda, io non faccio altro che ritirarla, metterla in auto o in autobus e andare a casa, perché ho già fatto sport, perché magari ho usato la mia ora di pausa per fare sport in azienda, perché magari ho l'asilo aziendale e mio figlio non devo correre a prenderlo in mezzo al traffico rischiando il camion, che se è, ma è lì, lo vado a prendere lì, perché io giovane mamma o papà ho una nursery, magari alla Marchesini purtroppo questa cosa non c'è ancora, ma dove posso lasciare il bambino e andarlo a riprendere. Io resto convintissima che l'azienda, ed è quello in cui ci stiamo impegnando molto, debba diventare, perché un po' lo diventa naturalmente, ma debba essere sempre di più una comunità. E noi qui siamo in 600. Allora io non posso pensare che ho 600 persone che tutti i giorni stanno nello stesso luogo e non hanno delle relazioni di comunità che significano tante cose, che significa aiutare il collega svantaggiato, fare tutta una serie di attività che creano la comunità. Questo anche per il mestiere difficile che facciamo noi, perché io resto convinta che uno che lavora alla Marchesini Group difficilmente può lavorare da un'altra parte, perché deve essere appassionato al lavoro che fa e deve aver sposato anche la causa. Il nostro non è un mistero, il mestiere che facciamo noi è stressantissimo su tutti i livelli, perché siamo sempre con l'acqua alla gola, perché dobbiamo correre, perché abbiamo la pressione dei clienti. Bene, però se le persone sono appassionate e del lavoro che fanno e dell'azienda in cui lo fanno, quindi hanno sposato quella causa lì, allora e attorno io ci metto tutte queste attività, lo sport, l'asilo, la cena che mi porto a casa già confezionata, che devo scaldare e basta per tutta la famiglia, che ne so, tutte queste, adesso, i corsi, adesso me ne sono scritti un po' perché ne facciamo tanti. Ecco, questo sicuramente è il primo aspetto a cui mi rimanda lo smart working. Poi mi viene anche da sorridere, perché noi di smart working lo facciamo da sempre. Pensate che tutte le settimane un centinaio di persone dalla mia azienda partono e vanno in tutto il mondo. Noi esportiamo circa l'87%. E quelli lì fanno smart working, perché quelli prendono un aereo, vanno a Kuala Lumpur e prima di tutto sono il biglietto da visita dell'azienda, ma hanno con sé lo smartphone e fanno tutto con lo smartphone. Quello per me è smart working, come lo è già per i dirigenti, lo è da sempre, perché andiamo a casa con telefonino e abbiamo tutto quanto qua. Ecco, vorrei che lo smart working diventasse anche per me azienda, che lo posso fare
ma lo diventa, mi piacerebbe lo diventasse sempre di più, dare la possibilità per esempio ai ragazzi di fare delle esperienze all'estero. Noi abbiamo la fortuna e la struttura per poterlo fare, ma mi piacerebbe farlo sempre di più, quindi creare una cultura su questo. E qui lancio, e poi mi taccio, lancio un tema. Tutte le aziende di cui abbiamo parlato, che fanno smart working, sono delle grandi imprese. E perché le grandi imprese riescono a farlo smart working? Perché hanno una struttura organizzativa che glielo consente. Il tema è, e torno al manifatturiero, l'Italia, che è manifatturiera e deve continuarlo ad essere, sopravvive, i manifatturieri tipo noi, sopravviviamo solo a una condizione, che ci siano i piccoli e piccolissimi, le piccole e piccolissime imprese, perché altrimenti io, e questo ormai te l'ho detto 100 volte ma non mi stanco, se noi oggi non tutelliamo a tutti i livelli, dal credito ma anche a tutti gli altri, i piccoli e piccolissimi, io tra 15 anni le macchine automatiche non le faccio più. Ok, quindi dopo non discutiamo neanche più di spesa che porto a casa o di sport, dopo tutto finito. Allora, queste persone, queste imprese qua, i lavoratori di queste imprese qua vanno tutelati, vanno aiutati a poter fare lo smart working. Quando io penso di fare smart working, devo pensare al mio, scusate, uso sempre questo esempio, al mio zincatore, di cui io ho bisogno. Ma lo zincatore cosa gli fa? Se io vado dallo zincatore a dirgli che deve fare smart working, probabilmente zinca un pezzo e me lo tiene in testa, perché ci deve essere qualcuno, parlo dello zincatore, il verniciatore, quello, tutti, e io non faccio le macchine se non ho loro. Allora, perché i miei lavoratori, io non credo che i miei lavoratori siano diversi dal lavoratore dello zincatore. Quindi bisogna dare la possibilità ai medi, perché un problema ce l'hanno anche i medi piccoli e piccolissimi, e in questo invito a pensarla un po', no? Cioè, cosa possiamo fare per aiutare loro su molteplici aspetti? Parlo anche di aspetti legati per esempio all'inserimento dei giovani, all'inserimento oppure all'alternanza, tutto questo tema. Loro non sanno dove sbattere la testa, dobbiamo aiutarli, perché aiutare loro vuol dire aiutare noi. E mi taccio, non dico più niente, se non che mi aspetto anche che possiamo, che l'esperienza ci aiuti in questo, no? Che ci sia, magari sarebbe interessante mettere a sistema queste cose, dirsi io ho fatto così, io ho fatto in quest'altro modo, perché sarebbe interessante capire come possiamo fare cose. Io resto dell'idea che il tema non è quanto lavoro o dove lavoro, ma è come lavoro, e quindi questo.